Pietro Lehmann, un grande chef vegetariano di origine svizzera ma proprietario di un ristorante italiano, Il Gioia. Qui in Expo nelle vesti di vincitore in una solita sfida mondo vegetariano contro mondo onnivoro. L'Expo però, non solo la Svizzera, a mio modesto parere, mi sembra un posto poco affine ai palati vegetariani. È così? Dunque, se vogliamo cambiare la tendenza nefasta del pianeta, che sta andando verso un inquinamento inammissibile, un consumo delle risorse che ci sono, e anche una fame non generalizzata, ma purtroppo che è verso i soliti paesi dove le persone non mangiano abbastanza, bisogna assolutamente cambiare il nostro modo di alimentarci. E questo modo deve essere necessariamente verso una cucina più vegetariana, perché la carne consuma troppe risorse, inquina troppo e affama il mondo. L'Expo porta questo messaggio, ma che poi va messo in pratica, e purtroppo non lo è ancora abbastanza. Infatti, come ambasciatore, è una cosa che sto sottolineando ad alta voce, e questo è legato in realtà aspetti che in ogni paese si cerca di portare una tradizione che magari è già un po' superata, come nel caso come ci troviamo oggi nella Svizzera, e che non presenta nemmeno più bene quello che è l'evoluzione della cucina. D'altra parte, io trovo che l'Expo sia un involucro straordinario, nel quale in superficie magari si vedono dei lucichi a volte poco virtuosi, però scava ci sono dei luoghi straordinari come il padiglione della biodiversità o lo spazio di Slow Food o molti altri, dove si parla di sostanza e comunque ci sono tantissime persone che stanno andando in modo deciso verso questa direzione e che colgono quello che è giusto cuore. Quello che è sicuro è che la conoscenza di una cucina sana va portata necessariamente a più persone possibile, quindi abbiamo il dovere, e anche l'Expo il dovere, di portare un messaggio di salute e quindi verso una cucina più vegetariana. Tu adesso hai affermato che tante persone stanno andando verso la cucina vegetariana, e questo anche secondo me è vero. Quello che mi lascia un po' più dubbioso è il fatto che pochi chef stellati stanno andando verso la cucina vegetariana. È vero o mi sbaglio? È vero, ma perché si parte da un presupposto erroneo, perché si tende a dire che cosa vorrà mangiare il mio cliente, e tendenzialmente il cliente con facilità mangia un cibo molto grasso, molto oloroso, molto carneo in tanti casi, e quindi si continua per inerzia a far quello. In realtà non viene cambiato il paradigma, quindi il cuoco non si pone invece come potrebbe fare un piatto sano, non in tutti i casi, perché poi ci sono cuochi che lo fanno, quindi non è per tutti, ma diciamo in generale il cuoco non si pone quello che debba essere un piatto sano e cercare di proporlo come tale. Ecco, rispetto al cambiamento che lei diceva all'inizio, secondo me l'aspetto più interessante di questo cambiamento in atto è che le persone finalmente vogliono determinare le loro scelte. Fino a ieri, o fino a un tanto tempo fa, si viveva per inerzia, quindi si mangiava per inerzia, ci si vestiva per inerzia, senza fare una scelta vera. Oggi le persone vogliono scegliere, vogliono riflettere, vogliono decidere una vita più salutare, più amica del pianeta, e quindi in modo naturale tutto cambia in questa direzione, si diventa anche più vegetariani. E paradossalmente oggi c'è un gap tra la domanda e l'offerta, quindi c'è una grande domanda di benessere e poca risposta nei ristoranti, che quindi devono affrettarsi a colmare questa lacuna. Le sue parole sono molto consapevoli. Lei è anche un ambassador qui in Expo. Vorrei sapere se gli altri ambassador e suoi colleghi come Cracco, Gualtiero Marchesi, che qui in Expo appunto sono ambassador, hanno la stessa consapevolezza. Sono consapevoli che il mondo della gastronomia sta andando verso il vegetarianesimo o no? Ma io sono amico di tutti loro, anche perché cerco con la mia cucina di non andare in contrasto, ma di portare piuttosto una nuova conoscenza. Infatti, quando parlo ogni volta, ad esempio, con Marchesi e con Cracco, loro sono apertissimi a una cucina più salutare, e loro stessi la carne non la mangiano molto. Marchesi non la mangia praticamente mai la carne. E qui però il salto di qualità è riuscire poi a cambiare il loro ristorante, e non è una cosa così evidente farla, ma secondo me
tutti ci stanno pensando. Ad esempio, io ho fatto dei pasti memorabili vegetariani da Davide Scabin, oppure da Enrico Crippa, che loro sono aperti in quella direzione e sono in grado di preparare i piatti straordinari, e tutti gli altri seguiranno. Perfetto, grazie, la ringrazio. Grazie.